Buonasera, ciao, sono sue queste bellissime. Sono mie. Come mai ha deciso? Delle capre, perché mi piacevano, avevo la passione e appena ho avuto l'occasione di prenderle, le ho prese. Ho chiesto un pezzo di terra, gli ho costruito la stalla e le ho prese. Sono un padre e un figlio. Ah, manca la madre. Manca la madre, sì, la madre è rimasta al vecchio proprietario che insieme a un altro piccolo. Io ho preso i due maschi. Ah, bellissimo. Adesso vedremo se arriverà una femmina anche. Sono meglio dei cani. Queste qua sono pazzesche. Sono veramente pazzesche. Sono molto meglio. Mi seguono come i cani. Ma credo che siano anche più intelligenti dei cani. Poi sono stronzine, se vogliono essere stronzine. E qual è l'alimentazione? L'alimentazione mangiano foglia soprattutto, prevalentemente in estate foglia viva. Qualsiasi tipo di foglia. E poi se te li vuoi comprare un po' gli porti il pane. Quindi adesso gli diamo un po' di pane, così ce li compriamo un po'. Piano, giù. Aspetta, che fame. È uno spettacolo anche vederle mangiare. Sì, guarda qua. Piano, piano, è troppo grosso. Alfeo. Lui si chiama Alfeo. Come il monte, come lui invece si chiama Efesto. Vediamo, Efesto invece è un nome un po' più... Efesto è un nome scelto dalla mia amorosa Benedetta, io mi sono scelto Alfeo. Ah, bene, e questo è mitologico. Bello però, perché è un bel caprone lui. Un bel caprone. Ma mi dicono che quelle selvatiche vengono a costare tantissimo. Selvatiche? Non sono super economiche, non sono neanche... Più la capra costa meno una capretta che un caprone. Un caprone costa decisamente di più piante. Non ce la fai adesso. Si affezionano come i cani. Ti riconoscono come ti fanno le feste tutte le volte che torni. Sono molto meglio che le donne. Loro invece mi fanno le feste e mi aspettano che la sera le metto dentro stalla, perché la sera le chiudo antilupo, perché c'ho un po' paura. Fa bene perché sì, in effetti. Escono la mattina alle 6 e rientrano la sera alle 10:30. Benissimo. Qualche volta le porto un po' in giro al pascolo. Ottimo, perché qua di erba ce n'è in abbondanza. Io vedevo bene ad esempio quelle selvatiche, perché puliscono un po' anche il sottobosco. Assolutamente, tutto ciò che c'è di ributtante, tutte quelle piante infestanti, tutti gli sviaceri che vedi lì, sì. Loro sono prevalentemente ghiotti, sono ghiotti di quella roba lì proprio, quindi puliscono le recinzioni, vedi che qui non c'è una foglia che cresce all'interno, c'è veramente pulito. Vedi lì, tutti quelli lì erano alberi prima che loro arrivassero 2 mesi fa, e erano in piena piano. Sì. Sono una soluzione intelligente. Qua invece è lasciato tutto in mano ai cinghiali, una cosa devastante. Loro dove stanno puliscono, poi non fanno crescere bosco. No, invece i cinghiali devastano. E loro invece stanno proprio, guarda, qui sono mie da 3 mesi. Non c'è, sembra che se domani se ne andassero da una rastrellata il campo è si può riseminare. Sì. Invece dove passano i cinghiali bisogna piano il testo. E qua sono, i cinghiali hanno fatto delle devastazioni, hanno dovuto fare delle recinzioni proprio pesanti. Io ho un campo di patate giù là verso Tartago e io ho fatto una recinzione uguale, solo che in orizzontale in fondo ho scavato tanto così e ho messo un palo orizzontale in cui poi vai ad attaccare la rete e dovrebbe resistere un po' di più. Poi purtroppo non ho messo le patate quest'anno per altre cause. Piano!
Poverino, questo. Beh, gli dà le botte quando c'è il cibo. Perché è suo padre. Quando c'è il cibo è una roba. Sono proprio esagerati. La lascio alla sua attività, la ringrazio. Grazie e a lei. Arrivederci. Ciao Emiliano, ciao.